Il personale dipendente dell'amministrazione provinciale di Macerata si è riunito oggi in assemblea innanzitutto per affrontare lo stato dell'arte della procedura di riforma dell'ente provinciale dettata dalla legge Delrio, come è noto, e dalla legge di stabilità 2015. Due leggi che non si parlano tra di loro, due leggi che dettano tempi diversi di applicazione tra di loro, due leggi che tutto sommato non consentono una facile gestione del problema provincia. Due leggi che si affiancano ad una ipotesi di legge regionale che, ancorché rientrante in quelle regioni che stanno tentando di legiferare rispettando i termini, presenta però delle lacune che noi vogliamo sottolineare fermamente e decisamente, delle lacune relative alla tempistica di adozione della medesima legge e della riforma in corso, delle lacune relative agli oneri finanziari della legge stessa. È necessario che la Regione trovi nelle pieghe del suo bilancio i soldi per attuare questo processo di riforma, è necessario che tutti gli attori designati anche dalla legge Delrio, quali ad esempio l'ANCI, si attivino, diventino effettivamente attori, come la legge prevede, di questo percorso di riforma, compartecipando ognuno per il suo pezzo alle competenze future della Regione, dei comuni e delle province e garantendo i servizi ai cittadini, in questo caso maceratesi, e ovviamente il mantenimento del dato occupazionale, perché giova ricordare che 450 famiglie sono investite da questo problema, perché tanti sono i dipendenti della provincia di Macerata interessati da questo percorso di riordino.